Max Fontana è un artista di successo che ha fatto una scoperta sensazionale. Ha scoperto che niente promuove l'arte come l'indignazione e che niente fa indignare come il simbolo del nazismo per eccellenza, la svastica. Da quel momento, qualsiasi opera faccia, che sia una torta o che sia una madre col bambino, ci aggiunge una svastica, una, dieci, 100.000 svastiche, colorate, tridimensionali, e ogni volta le sue opere suscitano scandalo e contemporaneamente i suoi affari vanno sempre più a gonfie vele. Alcune delle sue opere d'arte sono delle macchine, come il bottone dell'odio, un'installazione nella quale c'è un pulsante da schiacciare mentre si pensa a qualcuno che si odia e teoricamente quella persona dovrebbe morire all'istante. Ovviamente non succede perché non è un'invenzione, è solo un'opera d'arte, però la gente che c'è a che fare comincia a riflettere, comincia a meditare sul proprio odio e su quello che accadrebbe se la macchina funzionasse davvero. Ed è questo, dice Max Fontana, che rende tale un'opera d'arte. Il più grande artista del mondo dopo Hitler, di Massimiliano Parente, è un romanzo caleidoscopico, scoppiettante e originalissimo, che come spesso si dice si legge tutto d'un fiato, e non perché sia un thriller, ma perché ha una carica di brillantezza e di novità che esplode a ogni pagina. Ma poi c'è anche il thriller. È mio anche il famoso Homicide Box, ma quella è un'opera che nasconde purtroppo un terribile retroscena da brivido, che proverò a raccontare più avanti. Un romanzo veramente superbo.